È andato ragionevolmente bene. Noi ci occupiamo naturalmente solo della parte incoming, cioè dei turisti che vengono dall'estero verso l'Italia. Abbiamo avuto una crescita di fatturato del 2,3%, che in questi tempi è positiva. Abbiamo messo in atto una serie di attività, di meccanismi, di strumenti per i quali possiamo sperare di poter fare ancora meglio per il futuro. Una molta maggiore focalizzazione sui prodotti, sui segmenti verticali, quindi un lavoro molto più analitico e capillare, anche con la stampa. Abbiamo per esempio portato in Italia quasi 1500 giornalisti per fare toccare con mano la realtà della bellezza dell'Italia. I punti di forza, li sappiamo, sono lo stile di vita, sono l'unicità di alcuni luoghi, sono il nostro mangiare, il nostro vino, ma soprattutto sono quelle esperienze che si possono fare solamente da noi. Il punto è di far sì che queste siano vere, per molti, siano vere a tutti i livelli di prezzi, siano giustificate in termini di valore rispetto a quello che diamo e che questo possa essere comunicato adeguatamente. 2008 potrebbe essere un buon anno, naturalmente compatibilmente con le condizioni geopolitiche ed economiche, nel senso che la nostra promozione sta funzionando bene, abbiamo arricchito molto la nostra presenza, siamo presenti in più posti, abbiamo aperto sei sedi nuove, quindi il nostro lavoro insieme alle regioni, perché noi insieme alle regioni lavoriamo, dovrebbe poterci consentire di raccogliere più frutti nel 2008 di quelli che abbiamo raccolto nel 2007, perché il 2007 era il nostro primo anno di lavoro. Eni si era attivata in molti paesi nel mondo per predisporre degli accordi con i grandi tour operator e per far sì che una volta che la macchina sarà avviata sia poi relativamente semplice portare qui quelle masse che ci aspettiamo che vengano e far sì che questo sia un successo anche da un punto di vista turistico, prima, durante e dopo. Io mi auguro che comunque vadano le cose, l'Italia possa avere una compagnia che abbia, al di là della proprietà, della provenienza del capitale, che però abbia l'Italia come punto di massima attenzione, come punto da valorizzare con tutti gli strumenti possibili per portare traffico, visitatori, ospiti al nostro paese. Credo che questo in una maniera o nell'altra avvenga. Il nostro paese ha bisogno di questo, si merita questo e penso che ci saranno degli imprenditori che ci porteranno a questa soluzione. Come esattamente in questo istante non lo so. I nostri punti di forza tradizionali, la Germania, gli Stati Uniti, il Giappone con qualche difficoltà, l'Inghilterra, i paesi scandinavi, i paesi dell'est che ci stanno dando molte soddisfazioni, la Russia che cresce a livello del 25-30% nell'ultimo anno. Per ora in realtà ancora non l'ha preso, è un'attività che stiamo cercando di concludere nelle ultime battute del governo attuale, quella di fare una convenzione perché la responsabilità venga trasferita dal Dipartimento dell'Innovazione all'Enit. Se ci riusciremo lo faremo subito, se no lo faremo quando ci sarà il prossimo governo, ma certamente la responsabilità che noi prenderemo farà sì che anche le regioni possano essere coinvolte più compiutamente e possano avere i fondi, i famosi 21 milioni, che serviranno loro per avviare le loro redazioni. Io non sono così pessimista, certamente quando c'è molta attenzione su un fatto negativo si crea un'opportunità di comunicazione per fare leva sull'importanza agli occhi di molti di quello che è successo, per fare leva una volta che il problema sia risolto, per far toccare con mano che è risolto e quindi fare una campagna positiva. Naturalmente per iniziare a fare questo lavoro di comunicazione in positivo, quindi portare qua giornalisti, fare filmati che siano la nuova realtà, bisogna che la nuova realtà sia cambiata, quindi bisogna che il problema sia risolto. Noi attendiamo che questo accada, siamo già pronti con una serie di attività di comunicazione e speriamo di poterla attivare schiacciando il bottone quanto prima.